Bentrovati, un nuovo appuntamento con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Dunque, dopo il giusto, inevitabile momento di esaltazione collettiva legata ad una qualificazione che è arrivata per il rotto della cuffia e che ha scatenato gli inevitabili entusiasmi della piazza a margine del derby con l'audace Cerignola, è il momento di rientrare evidentemente nei ranghi, di guardare oltre questo ottavo di finale dei playoff promozione, che comunque restituisce un Foggia, il Foggia di Delio Rossi, che vuol mettere il cuore oltre l'ostacolo e che questi spareggi promozione vuol provare con tutte le difficoltà oggettive a giocarseli fino in fondo. È arrivato il sorteggio, il Foggia pesca il Crotone di Zauli, non sappiamo se possa essere il migliore o il peggiore degli avversari possibili di questo momento, anche perché insomma in Lizza ne sono rimaste 8 complessivamente e riteniamo che grosso modo anche la qualità e il valore delle rose sia complessivamente similare, anche se poi insomma soprattutto le squadre che entrano in gioco dal prossimo turno di sabato sera, vale a dire appunto Crotone, Pordenone e Cesena, hanno l'inevitabile vantaggio di poter, anche per quello che dicono i numeri, i grandi numeri e le statistiche, arrivare fino in fondo e dunque puntare dichiaratamente alla Serie B. C'è un ma che come sempre non manca mai quando di mezzo c'è il calcio, perché poi le partite bisogna giocarle sul campo e bisogna soprattutto poi dimostrare sul campo di essere migliori, di essere più forti, di meritare eventualmente la promozione in Serie B. E il Foggia ha pescato un avversario che nell'ultimo scorcio di stagione conosciamo bene, non ci ha fatto una grandissima impressione, ha avuto problemi inizialmente con la conduzione tecnica, Alerta, che poi è stato sostituito da Zauli, un Crotone che il Foggia in questa stagione ha già incontrato e messo più volte in difficoltà. Ricorderete la prima vittoria della gestione Gallo allo Zaccheria, finì 1-0, segnò Vutai e di lì forse Foggia cominciò a capire che non poteva essere il brutto anatroccolo della gestione Boscaglia. Ci fu anche il passaggio del turno con un'altra vittoria per 2-0 in Coppa Italia, ci fu anche il pari al ritorno, all'uscita di Crotone per 1-1, quel pari che alla fine seppe anche un po' di beffa, perché il Foggia fino a pochi istanti era in vantaggio. Quella partita arrivò alla vigilia del return match della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus Next Gen. Sulla carta quindi questo è un Crotone che potrebbe anche essere alla portata del Foggia. Bisognerà capire che squadra troveremo a distanza di un mese, perché l'ultima partita l'ha giocata a fine aprile, 23-24 aprile, ora non ricordo bene, bisogna capire in questo mese appunto come ha lavorato Zauli e come ha provato insomma a riequilibrare una formazione grandi firme che doveva contendere al Catanzaro la promozione diretta in Serie B e che poi invece si è perso per strada. Si partirà da sabato prossimo dallo Zaccheria, il Foggia proverà a fare un'altra impresa con la possibilità anche di trovare circa 10.000 spettatori. Questo è l'auspicio per questo quarto di finale di andata. Concentriamo tutte le attenzioni su quello che adesso dice il campo. Mettiamo per un istante da parte tutto il resto, anche perché insomma tutto il resto non è che ci racconti cose particolarmente piacevoli, soprattutto sul fronte societario. La nostra posizione, la conoscete, è netta, non cambierà mai, indipendentemente da quello che sarà il risultato sportivo finale. Aspettiamo la conclusione della stagione, poi ce ne saranno ancora tante di belle da raccontare.
non solo su Foggia, ma anche su tutto quello che in questa stagione ha girato attorno al pianeta rosso-nero. Ci sarà molto da ridere, ve lo dico già con largo anticipo. Ciao.